Ora l'intervista al governatore Roberto Maroni a margine della conferenza stampa. Una procedura semplicissima, senza formalità, una novità assoluta che funziona, a differenza di quello che ha fatto il governo. Un impegno forte di Regione Lombardia a sostegno delle imprese ed è, sono molto soddisfatto del lavoro fatto e i commenti molto positivi e lusinghieri fatti dai rappresentanti delle associazioni di categoria con cui abbiamo incontrato stamattina sono molto significativi da questo punto di vista. Quindi, una risposta a chi l'accusava di immobilismo? Ma no, ma quelle sono le polemiche dell'opposizione. Noi abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo messo a disposizione tante risorse e questa misura è una misura concreta che dà il segnale dell'attenzione della Regione Lombardia nei confronti delle imprese. Sarà un beneficio per gli enti locali che potranno tornare a investire, sarà un beneficio per le imprese. Le imprese in Lombardia vantano crediti per più di 4 miliardi. Noi oggi paghiamo i debiti degli enti locali per 1 miliardo, pronti ad arrivare fino a 2,5 miliardi, e sono soldi veri dati concretamente alle imprese. È la prima volta che si fa ed è un modello che tutte le altre regioni potranno seguire e mi auguro anche il governo, perché le misure che il governo ha fatto in questo senso sono ancora bloccate perché sono inefficaci. Noi abbiamo fatto una cosa che funziona e che dà un respiro, non solo una boccata d'ossigeno, un grande respiro alle imprese lombarde. Sono molto soddisfatto. Noi qui stiamo dimostrando in Regione Lombardia che quando le istituzioni si mettono al lavoro concretamente, dialogando con le parti sociali, i problemi si affrontano e si risolvono. Quello di oggi è un grande giorno per la Lombardia, per le imprese, per i lavoratori e per gli enti locali.